l'ho fatto? Ma sono stanca di aspettare un tuo taxi. Ma l'ha scritto due. Wow, è proprio il tipo che piace a me. Prego, mister. Champagne, ora. Lo so, non è bravo importunare un po' la signora. È un manufisco. I am Brad Blackson, da Texas. Miliardario. Amico del dottor Ippocrita. Ah, un amico del dottor Ippocrate? Yes, io voglio parlare con you. Mi dica. Un moment, aspetto champagne. Beatrice, champagne. Eccomi, mister. Prego. Presto. Ha bisogno di altro? Via, via! Ora pronto. Io amo lei con tutto il mio cuore. Vuole venire nella mia suite? Mi toglia subito le mani di osso. Ma cosa imbriare? È un miliardario. Vuole diventare mia madre? Ah, mi avevano detto che l'albergo aveva cattive frequentazioni. E non immaginavo fino a questo punto. Prego, posso dire? Dico che io sono una donna onesta. Donna onesta? Ah, 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 donna onesta. Io non so che lei è l'amante del dottor Ippocrita. Come? Me l'ha detto voi stesso. Vieni nella mia suite. No, no, no. Io mi ero aiuto. Aiuto, aiuto, aiuto. Ma insomma, sembra il vitale come sono detto. Ma che succede? Mi aiuti, per cortesia. Io sì, è l'amante del dottor Ippocrita. Ha detto che sei un dottore duro. Sì. E mi ha detto che sei un duro. Mi lasci da solo con questo signore, per cortesia. No. Mi lasci da solo con questo signore, è un ordine. No! Vadi! Io sono di un dottor Andrato Mario, la ciambogna! La ciambogna! Ah, ah, ah! La ciambogna! Ah, per me c'è a me! Mettiamo il cattinato, guarda voi. E per cosa, scusi? Per mettere fine a questa situazione con il dottor Santino di Ippocrate. Ma che dice? E che dice? Sono un uomo di mondo, queste cose le conosco. Ma magari anche lo amo, non vedo l'ora di vederlo, quando il trovo sogno. E appunto. E dovevi pensarci prima di metterti con un uomo sposato. Sposato? Eh già, perché il dottorino non ti ha detto niente. Lui è felicemente sposato e la moglie si trova qua, in questa bella, insieme a lui. E un dottore, stai tu con una femmina e la mamma faccio passare per l'amante? Scusa, ti faccio passare l'amante, ci sei? È solo la moglie legittima, purtroppo. Anzi, fino a un'ora fa, sono stata talmente ingenua da pensare di avere addirittura un marito fedele. Guardi, la ringrazio. Finalmente mi ha aperto gli occhi su quel farabutto svergognato di mio marito. E per fare che devo mandare il mio suo ti dispiace? No, tutto. Ricordi che chi è io tu chiamo. Però tu hai più di assamente. Però, come so? Senta, non pianga. D'altronde non è mica colpa sua se ho un marito da scalzone. Senti, tua madre ti ha mai parlato di marito da Sambogna? No. E ti ha parlato mai di tuo padre? Sì. Sì, e spesso? Tutte le volte che mi viene a trovare senza di lui. Come tutte le volte che ti viene a trovare? Eh sì, perché mio padre è capitano di marina e via per sempre. Scusa, fino a bottina, aspetta. Donna, tu sei la moglie del dottor Santi di Ippocrate. Sì. Tuo padre è anche il capitano di marina. Esattamente. E so come non lo fa te, eh? Ma quello che dà la sua